Amici escursionisti, buongiorno. È tempo di ferie e oggi 17 agosto una piccola pattuglia di sempreverdi ha lasciato l'auto al Pont del Guat in Val Marga, venendo su da Malonno in alta Val Camonica, con l'intenzione di fare il giro dei tre rifugi, Gnutti, Tonnolini e Baitone. Queste sono le mete, che però raggiungeremo per due diversi itinerari, in base alle capacità escursionistiche calcolate sull'età. Dopo il rifugio Gnutti, Monica e Walter saliranno al Passo del Cristallo per scendere al Tonnolini, mentre Enzo ed io, per il Sentiero del Gatto, saliremo allo stesso rifugio passando da quello del Baitone. Ognuno andrà per conto proprio per ritrovarci più o meno alla stessa ora al Pont del Guat. Sono da poco passate le 9:30 qui a Gnutti e, come detto, ripartiamo separati.
al Tonnolini, Enzo ed io riposiamo per un bel po', poi ripartiamo senza aspettare l'altro gruppo, sapendo per esperienza che loro in discesa sono molto più veloci. A Gianni ho dato una telecamerina per delle riprese che diano una impronta filmica anche al loro itinerario. La utilizzerà anche Walter. Pur non avendola mai usata prima, sono stati molto bravi, come si vede da queste immagini. La discesa verso il Tonnolini è riservata a degli escursionisti esperti, pur essendo attrezzata con delle catene. Noi intanto siamo più avanti e con passo lento scendiamo verso valle. È una mulattiera, è un'ex mulattiera militare che rende abbastanza agevole questo percorso. A sottolineare la buona organizzazione di questa gita è che siamo arrivati al Ponte del Guà praticamente insieme, concedendoci anche una buona rinfrescata ai piedi nel torrente Tremulo. Vi ringrazio e alla prossima!